Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. La consulta ha bocciato la nostra legge che regolamentava la costruzione di nuove moschee. La sinistra esulta all'Akbar. Lo scrive Roberto Maroni sul suo profilo Twitter. Il governatore della regione Lombardia ha commentato così la decisione della Corte Costituzionale che ha accolto il ricorso contro la normativa regionale. Normativa approvata con i soli voti della maggioranza di centrodestra che imponeva norme urbanistiche più stringenti per la realizzazione di luoghi di culto sul territorio. Per esempio, si chiedeva che le moschee fossero dotate di impianti di videosorveglianza collegate con le forze dell'ordine e che sorgessero ad una distanza minima da altre aree. Diventava vincolante il parere preventivo di polizia e residenti e si chiedeva che le aree parcheggi fossero grandi almeno due volte la superficie dell'edificio. Insomma, una serie di regole complesse e onerose immediatamente definite anti-moschee. La consulta, secondo lei, ha fatto bene a bocciare questa legge? Diciamo che la situazione moschee oppure la situazione di integrazione è un discorso molto più ampio. Ora, sul fatto, personalmente il mio giudizio è abbastanza a favore di questa cosa, però chiaramente addentrarsi in questi problemi probabilmente qualcuno più in alto di me riuscirebbe a darmi una spiegazione migliore. Sicuramente io sono per l'integrazione, sono per l'integrazione regolamentata, però, quindi vorrei che realmente tutti avessero un comportamento idoneo, perché probabilmente la gente a casa di altri, come noi ci comportiamo a casa di altri, dovrebbero comunque mantenere una certa etica e un certo rispetto. Detto questo, la libertà di culto è indiscussa. Ma sinceramente non me ne intendo dell'argomento, però bisognerebbe valutare i fatti inerenti a questa cosa qua, nel senso, guardare bene se si può fare, non si può fare, perché non si può bocciare, perché si vuole bocciare, giustamente. Il fatto che vengano costruite nuove moschee da cittadino la spaventa oppure no? No, a me no, sinceramente no. Vabbè, poi vabbè, purtroppo siamo in un mondo molto vasto e purtroppo è così. Non sono luoghi dove si nascondono cellule dell'ISIS? Sicuramente, secondo me no. Per me è meglio che le limitino. Come mai? Perché non, secondo me c'è dietro troppe cose, devono pensare a fare dell'altro in Lombardia invece che praticamente fare queste cose. Quindi interessano troppo degli extracomunitari, secondo me. Noi siamo passati proprio non in secondo piano, gli italiani secondo me non esistono proprio più. Perché noi se andiamo lì invece nelle moschee non ci possiamo andare? Perché noi non possiamo fare una chiesa lì? Noi non possiamo fare niente lì e loro qui non devono fare un tubo, se ne devono andare. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.